Ciao a tutte e a tutti, bentornati in questo nuovo podcast con l'aggiornamento dei lavori finiti e di quelli che ho in corso. Non ho moltissime cose, però vi faccio vedere dove sono arrivato, e così anche per tenerci un po' in contatto e per tornare a parlare di maglie, uncinette, filati dopo gli altri video che erano un pochino diversi dall'argomento. Allora, di terminato ho lo scialle, quello che vi avevo fatto vedere iniziato. Devo ancora nascondere le codine, che è già un po' che l'ho terminato, però devo nascondere le codine e lavarlo. Questo qua. È bello grande. Nell'altro podcast vi avevo messo il link del tutorial che del canale L'arte del fatto a mano e dello scialle Alidangelo, e vi avevo fatto vedere che è bello sia da questa parte che dal rovescio, che le maglie a rilievo creano queste ondine. Quindi è bello da entrambi i lati, forse è più bello da questo che da questo, è bello da tutte e due le parti. Poi farò un bloccaggio leggero e magari stirerò le punte, perché vedete a questa lavorazione, questo merletto che deve essere un po' messo in forma. Adesso non riesco a farvi vedere. Vediamo. Così bisogna dargli la forma perché sia più bellino da vedere, insomma. E quindi questo è terminato. Poi di altro ho terminato, non ho nulla, però ho iniziato altre cose. Allora, ho iniziato una tutina da neonato per la mia nipotina. Sono arrivato a questo punto. Adesso andrò a L'avevo messa su un cavetto lungo per prendere le misure. Adesso andrò a fare la divisione perché sono arrivato al punto giusto, e poi si va giù fino a un certo punto, poi bisogna fare le gambine, i braccini, eccetera. Il tutorial è di creare con Sudest ed è la tutina Teddy Bear. Vi metterò il link sotto, così io per le cose da bambino devo seguire dei tutorial perché non ho molta pratica, se non altro per le misure, poi per il resto, anche perché questa poi lei la fa tutta con i ferri, tutta a pezzi, praticamente fa questo pezzo così, poi va a lasciare tutto in sospeso, lavora la manica aperta, l'altra manica aperta, il dietro e il davanti aperto, le gambine. Io invece adesso andrò a separare le maniche e continuerò a lavorare davanti e dietro assieme con i ferri circolari, e poi farò le gambine e i braccini col gioco di ferri per non fare tante cuciture, e perché è una cosa che un po' mi dà noia, quindi preferivo lavorarla in piano. Quindi adesso l'avevo messa sul cavetto lungo per misurare bene. Sono andato da mia mamma a vedere se mi potevo fermare, perché come larghezza così è sufficiente. Quindi adesso vado a fare la divisione delle maniche. La sto realizzando con questo filato Dolly Maxi, che è di Lindunord e Merino Strafine. Sto lavorando con il 4,5. È abbastanza grossino, non è il merino fino fino, perché sono 90, 87 metri in 50 grammi, viene una tutina bella pesantina per l'inverno. Questo filato ce l'aveva mia mamma e me l'ha dato lei. Nel tutorial lavorava con un filato più sottile messo doppio, e invece io l'ho fatta con questo, tutto a maglia legaccio, quindi viene bello, bello sostanzioso, bello corposo il lavoro. E tranne le parti davanti delle treccine che sono fatte a maglia rasata.
crescono veloci perché sono cose piccoline, si riesce a fare abbastanza veloce. Si perde un po' più di tempo quando bisogna fare i dettagli più piccoli, le maniche, le gambine, perché sono pochi punti. E in realtà avrei potuto anche lavorare adesso le maniche e poi cucirle, però poi ci sono troppi fili da chiudere, preferisco fare tutto con i ferri circolari, senza fare cuciture, così viene più bellino il lavoro, più pulito. Poi un altro lavoro che ho in corso, ho iniziato una coperta e speriamo di riportarla a termine, perché di solito le coperte sono quelle cose che si iniziano e non si finiscono mai, ed è questa che sto lavorando con questo punto chevron preso in costa, che crea questo tridimensionale, e è circa, è bella ampia perché comunque non è piccola. Adesso non mi ricordo quanto è larga, vediamo se la metto sotto mano. Sono 160. Non è da letto matrimoniale, è comunque una coperta da divano da mettere un plaid quando si va a fare un riposino. E la sto realizzando col filato caffè latte che avevo comprato dalla Lamania e avevo fatto vedere nell'unboxing, che è questo. 50 lana, 50 acrilico. L'avevo preso così perché c'era l'offerta e ancora non sapendo cosa ci avrei fatto, e poi mi è venuta l'idea di farne una coperta che sarà bella calda, perché comunque viene bello corposo il lavoro e nulla. Ce ne sono tanti tutorial di questo punto, se volete io ve lo faccio, ma credo sia, a dire la verità, così con la presa in costa non ce n'è granché, eh. Sono tutti fatti normali. Io l'ho fatto invece così perché mi piaceva di più, per dare un po' di movimento. E ne avevo 1 chilo di filato, però ne ho ordinati altri 2 pacchi, uno per colore, perché non so se mi basterà per fare una coperta. 1 chilo di filato, credo di no. Due dovrei andare bene. E sono partito facendo 2 righe per ogni colore, poi sono passato a 3, adesso 4, e vado avanti così aumentando in modo che ci sia queste righe più grandi che creano anche un bel effetto, perché non sia tutta monotona, tutta uguale, crea questo aumento della grandezza delle righe. Mi sembra che verrà a creare un bel effetto, speriamo. Poi magari non è così, però staremo a vedere. Ho fatto un bel pezzo comunque, perché non è poco, e vedo che non mi annoia, quindi credo che la porterò a termine, perché per ora non ho altri progetti in mente e cerco di portare avanti questi due. Ne avrei da finire comunque un maglione che avevo iniziato, che è lì, cose da finire ne ho. Però intanto vado avanti con queste. Da tanto che volevo fare una copertina da mettere sul divano o quando vado a fare un riposino sul letto. Vediamo. Non mi sembra così un'impresa, perché comunque sto lavorando con l'uncinetto numero 5, cresce abbastanza veloce, appunto sì, non mi annoia, pensavo fosse più noioso, invece no. E nulla. Stavo guardando qua che vedo un difettuccio vabbè, per sotto non si vede. Ok, e ho registrato un altro unboxing di Lana Mania, dei filati ultimi che mi sono acquistato. Dopodiché mi fermerò un po' con i filati, spero, perché sennò qua si sta riempiendo la stanza sempre di più. E quando devo fare qualcosa come questa tutina, per esempio, non avevo una lana merino rosa o insomma un colore simile, e neanche bianco,
Avevo qualcosa di azzurro, ma per una bimba è meglio rosa e quindi me l'ha data mia mamma. Nulla, avrei un maglione in mente da fare. Le vorrei fare sia un all'uncinetto che uno ai ferri. Vediamo quando riesco. Comunque l'inverno è abbastanza lungo, quindi spero di riuscire a farli. Intanto faccio questa cosa. Mi tengo la coperta per i momenti relax perché lì si va avanti senza pensare, senza contare, si riesce a lavorare tranquillamente e nulla, quindi vi carico questo podcast, poi ci sarà l'altro già caricato, quello del prodotti Lana Mania, ve lo farò vedere più avanti, dopo il podcast e nulla. Un'altra cosa che allora spesso mi avete chiesto se io vendo le cose che faccio o se lavoro su commissione no, perché poi non riesco a stare dietro magari con i tempi e non mi piace, perché se si lavora su commissione bisogna essere anche precisi anche un po' con i tempi, insomma, quindi preferisco di no. Qualcosa che ho fatto ho venduto, ma poco, solitamente regalo, però adesso mi trovo con delle cose accumulate e mi si sta riempiendo un po' l'armadio, quindi prossimamente metterò, io vi avvertirò, magari metterò su Instagram le foto delle cose che venderò, e così faccio un po' di spazio, perché altrimenti tra i filati e tutto non ho molto spazio, quindi qualcosina venderò, degli scialli sicuramente. Scialli, uno scialle mantella, qualche scaldacollo, forse, non lo so. Comunque, quando è, vi avvertirò, metterò su Instagram le fotografie, dopodiché mi contatterete se vi interessa e a chi interessa e farò questa cosa. Tendenzialmente anche non vendo perché non viene spesso apprezzato il valore del fatto a mano. E si pensa di comprare uno scialle con 20 euro e quindi preferisco regalare. Però se magari qualcuno, ci sono le persone che sanno e apprezzano il valore delle cose fatte a mano, ovviamente non è che posso pretendere di vendere degli scialli a 150 euro, però nemmeno 20 euro. E purtroppo questo rovina anche certi mercatini dove vediamo dei banchi con cose a 5-10 euro perché la signora per passatempo le crea e poi le vende a 5-10 euro e uno ti dice: ma là ho trovato un banco dove vendeva a 5-10 euro. Io questi banchi sinceramente li ho visti con delle cose discutibili, filati grossissimi, con cose che si fanno in mezz'ora, filati pessimi. Acrilici orrendi e delle cose che io non metterei neanche per andare a togliere l'erba nell'orto, quindi bisogna valutare un po' tutto, però io credo che bisogna dare il giusto valore alle cose fatte a mano. Certo che non ci si può mettere in conto tutte le ore, eccetera, perché altrimenti diverrebbe un valore inestimabile, però insomma il giusto valore, ecco, a seconda del filato, del modello, insomma. Ogni cosa ha il suo valore. Tempo fa avevo fatto il tutorial di una borsa e una persona in privato mi aveva contattato per averne una, mi ha chiesto quant'era la spesa, io avevo chiesto 70 euro chiedendo consiglio, non sapendo, a una persona che realizza e vende le varie cose, e mi ha detto per una borsa non meno di 80 euro. Di quel tipo, io ho chiesto 70 e la persona mi ha detto no, troppo, al massimo 50. Ho detto ok, va bene, allora non ne facciamo niente, amici come prima. Che tra l'altro c'erano 36 euro solo di materiali, tra rete, fodera, manici, fondo, chiusure, bordini e coppelliccia. Quindi credo che, insomma, se uno devo lavorare su una cosa richiesta per guadagnarci 14 euro, anche no, ma chi fa queste cose capisce, chi non lo fa purtroppo non si rende conto
Quindi sì, per il fatto a mano bisogna dare il giusto valore, altrimenti vai dai cinesi, ti compri una borsa dai cinesi, una sciarpa dai cinesi che paghi 30 euro, 100% acrilico fatta a macchina e siamo contenti tutti. E niente, così. Quindi prossimamente vi metterò qualche foto di, non ho tante cose, avrò 5-6 cose, giusto per liberare un po' di spazio, perché poi io faccio, metto lì, poi magari non uso e quindi continuo ad accumulare, oltre ai filati, anche la roba prodotta, quindi vediamo di rendere utili queste cose che ho realizzato. Bene, vi ringrazio per aver seguito anche questo podcast, vi auguro una buona settimana e ci vediamo presto con un prossimo video. Ciao ciao!